Salve amiche ed amici, qui il vostro Santin Chan. Questa mattina ho saputo che è morto David Ryle, l'attore che ha interpretato a Eliphas Dodge in Harry Potter. Cercando comunque ho trovato che molti altri attori, come quello che ha interpretato il licantropo e poi il mago, logicamente erano tutti o stregoni o maghi in Harry Potter, però che molti altri attori sono morti. Non so se gli ha portato sfiga interpretare dei ruoli in Harry Potter, perché magari poi sono morti di fame. Comunque, forse era anche l'avanzata età, non so. Però vediamo dall'immagine, perché io non ho mai visto un film di Harry Potter, magari cambiando canale, facendo zapping. Però era l'attore che ha interpretato l'innominabile, quello senza naso che è morto. Che poi vedendolo bene sembra che aveva un'altra faccia e sembrava giovane, cioè una cinquantina magari, non di più. Infatti qua ci sono le immagini in internet. Non so molto perché ancora non sono andato nel computer da scrittorio, ma io ho visto che c'è tutta una cronologia di morti, di attori. Per esempio Mural, non so che, un altro attore, muore qua. I doni della morte, non so. Quindi questo è difficile navigare con questo cellulare piccolino. Però vediamo che altro. David Ryle, poi c'era anche il nome di altri attori. All'attore di Harry Potter David Legeno anche è morto, conosciuto come il licantropo, l'uomo lupo. E poi vabbè, c'erano altri due o tre attori che da quando è iniziato tutto il ciclo di Harry Potter sono morti. E non so, io non sono superstizioso, magari non penso che sia la maledizione del mago, ma che gli abbia portato sfiga a fare dei personaggi così, magari sì, perché magari prima di morire avrebbero potuto interpretare qualche parte migliore. Invece hanno dedicato la loro vita a fare delle particine in questo film e sarà l'ultima cosa che si ricorderà di loro. Rip, che in pace riposino. Niente, poraccio, è morto, mi fa pena. Tutti noi comunque dobbiamo morire prima o poi. Certo, non avremo la sfiga di partecipare a un film così. Magari noi, se siamo fortunati in Italia, o parteciperemo a programmi molto interessanti e intelligenti, però che non servono a risolvere nulla, come Ballarò, Anno Zero, Moby Dick. Se avremo meno fortuna, moriremo guardando quei programmi, che non arriverà a cambiare nulla in Italia, sempre rimarranno così le cose come stanno adesso e come staranno sempre. Quindi non so se è meglio morire dopo aver interpretato una particina in Harry Potter o morire dopo essere stato pubblico di Ballarò, Anno Zero, Porta a Porta. O magari dopo averli guardato quelle puntate da casa, sperando che tutto il mondo, tutto il paese, tutta Italia sarebbe cambiata solo perché uno segue delle cose nella tele. Invece non cambia nulla, tutto rimane uguale, perché stiamo in casa con le pantofole ad aspettare che qualche giornalista ci dica: i politici cambiano modo di fare, arriva un altro partito politico, un altro movimento, un altro politico e cambia tutto. Perché basta votare e si rinnova la classe politica. E invece no, loro ci fanno votare per convincerci che tutto cambia. Invece si alternano fra di loro e poi la corruzione vecchia, i corrotti vecchi continuano a cambiare il nuovo, perché prima o poi ti corrompono, coinvolgendoti in tangenti pure che non c'entri niente. Quindi beh, forse loro si saranno divertiti di più facendo questi film e poi morendo. Noi invece ci dobbiamo conformare con guardare
o partecipare a programmi come Ballarò, Anno Zero, Porta a Porta, Servizio Pubblico, Anno Uno, che magari ci rincuorano, perché sappiamo che esiste la corruzione e c'è la possibilità di cambiare, ma non si cambierà mai, perché non è che andando in TV si cambiano le cose. La rivoluzione è, per quanto se ne parli dei problemi del paese, non inizierà mai nella televisione. O voi credete che vedrete la rivoluzione in ciabatte guardando la televisione o in streaming nel vostro cellulare? Vabbè, questo è stato il mio pensierino del giorno. Ciao ciao. In pace riposi, tutto attore che ha come questo ultimo, David Rial, che ha partecipato a Harry Potter. Era quello che ho ascoltato questa mattina. Ci ho fatto il video per non dimenticarvi mai e che voi non mi dimentichiate. Ciao ciao, questa breve pillola di saggezza cinematografica.